plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele. Poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza, e ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e per ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti era nascosta le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, Paolo diceva: Dio suscitò per i nostri padri Davide come re, al quale rese questa testimonianza: ho trovato Davide, figlio di Esse, uomo secondo il mio cuore. Egli adempirà tutti i miei voleri. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò come salvatore per Israele Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta, predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali. Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Parola di Dio. Dell'Altissimo, perché andrà innanzi al Signore a preparargli le strade. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore.
Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne dicendo: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiama con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante si aprirono la sua bocca e la sua lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Ancora una volta, cari fedeli, cari amici, questa bella, vivace famiglia parrocchiale di Casabatore si raccoglie in clima di autentica spirituale letizia che è propria delle feste cristiane per celebrare la festa patronale in onore di San Giovanni Battista. Una festa religiosa in genere e in maniera particolare la festa del Santo Patrono deve rappresentare per una comunità ecclesiale l'occasione più che mai opportuna per riscoprire, per rinsaldare, per incrementare la propria identità, che si riconosce e si concentra innanzitutto e soprattutto, non dimentichiamolo, nella coraggiosa e integra professione della nostra fede cristiana, ma anche nella riscoperta delle nostre radici ambientali, culturali, familiari, con un atteggiamento di genuina, autentica pietas di chi non vuole essere depauperato della propria memoria, della propria storia, del proprio passato che, diciamolo con umiltà parimenti e con impegno e con orgoglio, è un